Noi siamo qui per parlare di un libro che si intitola Dalla rivoluzione alla democrazia. Un libro che parla della storia del Partito Comunista Italiano. Ci spiega un po' come mai ha deciso di scrivere questo libro, qual è il motivo? Ma guardi, il libro nasce perché l'editore Donzelli, in occasione del centenario del Partito Comunista Italiano, ha ritenuto di dover dedicare un libro a questo e ha pensato di chiedere di scrivere non a uno storico, ma a un dirigente politico che ha vissuto una parte della storia del Partito Comunista Italiano, una ricostruzione del cammino del Partito Comunista Italiano. Cos'è stato questo partito nella storia italiana e dei vari passaggi della vita di questo partito. Io ho accolto questa proposta, dopo essermi chiesto se accoglierlo o no, perché mi sono detto, beh, le biblioteche sono piene di libri dedicati alla storia del PC, e poi ci sono tutte le opere dei protagonisti, da Gramsci a Togliatti, a Berlinguer, a Amendola, Grao, Natta e tanti altri dirigenti che hanno lasciato delle opere. Poi però mi sono convinto che poteva essere utile perché tutti coloro che hanno scritto sul PC, per esempio tutti i nomi che ho citato, hanno scritto mentre il PC, diciamo, era in attività e mentre loro erano in esercizio come dirigenti politici. E quindi le loro opere importanti, che io tra l'altro mi sono riletto per poter scrivere il mio libro, erano state però scritte in un momento in cui il loro ruolo di attivi dirigenti nella vita di un partito attivo determinava ovviamente una finalità di quegli scritti che era anche di incidere, di influenzare le vicende politiche del momento. Io avevo un vantaggio, potevo scrivere 30 anni dopo, il PC non è più in attività e potevo quindi scrivere, come dire, in modo più oggettivo, più distaccato, facendo una ricostruzione, diciamo, della storia di questo partito. E quindi ho deciso di farlo. L'autore e l'editore mi ha chiesto di fare un libro agile, e difatti lo sforzo grande è stato stare in 280 pagine, sono molto dense, ma però Certo. non sono le 4.000 di Spriano, ecco, per capirci, o di tanti altri autori. E ho scelto una chiave di lettura e un filo narrativo. La chiave di lettura è detta chiaramente dal libro, dal titolo, scusate, Dalla rivoluzione alla democrazia. Perché questo titolo? Perché il PC nasce nel 1921 sull'onda della rivoluzione d'ottobre in Russia e del mito fare come in Russia che si era diffuso in tutta Europa e anche in Italia in quegli anni. Nasce per fare la rivoluzione. E anzi si separa dai socialisti perché rimprovera al Partito Socialista di evocare la rivoluzione ma non fare nulla per prepararla. Certo. E però poi nell'arco dei suoi 70 anni il PC la rivoluzione non la fa, perché immediatamente lo scenario politico italiano ed europeo cambia, 18 mesi dopo il congresso di Livorno, la scissione, c'è la marcia su Roma e l'avvento del fascismo, e da quel momento in poi il PC è chiamato a un'altra finalità, che non è quella di fare la rivoluzione, ma è quella di conquistare la democrazia, in primo luogo, di fronte a una dittatura che opprime il paese. E lo fa il PC, essendo protagonista della lotta clandestina e poi della resistenza, della lotta partigiana. E poi costruire la democrazia, e il PC lo fa, Certo. essendo forza determinante con i suoi voti per far vincere la Repubblica nel referendum di Repubblica di Monarchia, scrivendo insieme agli altri partiti Costituzione, e via via ogni passaggio della storia dell'Italia è segnata dalla presenza di questo partito che, quando è al governo tra il 1944 e il 1947, e poi per un lungo periodo come partito di opposizione, contribuisce in ogni caso sempre alla costruzione della democrazia e ai passaggi via via della storia politica del paese, fino Certo. a quando nel 75-76, in cui il biennio elettorale addirittura conquista il 33%, cioè un terzo dei voti degli italiani, e diventa il primo partito del paese. Certo. Quindi, no? Quindi ricostruire, naturalmente la ricostruzione di questa storia, ho cercato di farla nel modo più corretto e onesto possibile, quindi non è una storia agiografica, è una storia che ricostruisce tutto quello che è avvenuto nel bene e nel male. I pregi, le intuizioni, i meriti, le
che il Partito Comunista Italiano ha avuto nella storia del paese, ma anche le difficoltà, le contraddizioni, gli errori che ha compiuto, perché la storia di un partito non si svolge in una campana di vetro in modo asettico, non è una linea continua da punto a punto, è molto più complessa, no? Certo. È fatta di continuità e discontinuità, di intuizioni e di ripiegamenti, di cose giuste e di errori. E se tu vuoi ricostruire seriamente la storia di un partito, lo devi fare. E ho scelto, questo è il filo narrativo, cioè la chiave di lettura, e il filo narrativo è costantemente mettere in relazione ogni passaggio della storia del PC con ciò che accadeva fuori del PC, nella società italiana, nelle varie fasi, nel fascismo, nella Repubblica, via, quello che succedeva in Europa, quello che succedeva nel campo comunista, a Mosca o altrove. E quindi, in qualche modo, questa è la storia, il cammino del PC, ma è anche un modo per ricostruire la storia politica del paese. Certo, certo. Allora, lei in questo suo libro ha, diciamo, guardato con un occhio anche al confine orientale. Noi sappiamo che, diciamo, l'abbiamo vista molto spesso a Trieste, ma anche oltre confine. Questa parte orientale, questi rapporti con il comunismo jugoslavo, come l'ha interpretata, come l'ha inserita all'interno di questo suo racconto? Cioè, è stata inserita? Certo, perché io ho sempre guardato con grandissima attenzione a tutto ciò che è accaduto e accade nel fronte orientale, perché ha influito, inciso sulla vita politica italiana molto più di quanto non si pensi o si creda. Perché tutto quello che è accaduto là appartiene alla storia del paese. Pensiamo come nell'immediato dopoguerra della Prima Guerra Mondiale c'è la vicenda di Fiume. La vicenda di Fiume è una vicenda emblematica di una delle grandi contraddizioni del dopo Prima Guerra Mondiale. Evoca tutta la discussione sulla pace mutilata, sulla vittoria mutilata, che D'Annunzio con questa formula, no? Diciamo, evoca. La vicenda di Fiume ci richiama tutto il tema del reducismo. Certo. La vicenda di Fiume ci richiede tutto il tema dell'irredentismo delle terre asburgiche, cioè, voglio dire, no? Già nel primo dopoguerra questa questione è una questione cruciale, no? Sì. È cruciale questa questione durante la Resistenza. La Resistenza in Friuli Venezia Giulia ha la doppia valenza di una guerra di liberazione dal fascismo e dal nazismo, ma anche con elementi di doppia guerra civile tra italiani della Repubblica di Salò e italiani della Resistenza, e dentro la Resistenza anche tra la Resistenza comunista e la Resistenza non comunista. Ricordiamo la vicenda drammatica di Porzus, no? La complessità del rapporto tra il Partito Comunista Italiano e Tito, che è complesso già nella vicenda, nella lotta di liberazione, perché si conduce la lotta di liberazione insieme. Io ricordo nel libro che in Friuli Venezia Giulia, in Venezia Giulia in particolare, si organizza l'unica esperienza di brigate partigiane congiunte che sono organizzate da Lizzero. Certo. E però questo rapporto non è un rapporto facile, perché, come sappiamo, Tito a un certo punto mette in campo una presunzione di egemonia sulla Venezia Giulia, pretende di estendere la Jugoslavia fino a Trieste e Gorizia e via di questo passo. E abbiamo, diciamo, tutta la complessità, no, dell'arrivo della non armata in Venezia Giulia, certo, sì, del nono corpus di Tito in Venezia Giulia, con tutto quello che questo comporta e con tutto il dramma delle foibe e della persecuzione nei confronti dei
di chi è italiano, non solo di chi era fascista, ma anche di molti antifascisti. Cioè c'è la vicenda delle foibe, è una vicenda drammatica, come tutti sappiamo. E cioè, la vicenda delle foibe richiama la vicenda dell'esodo, no? E tutta la vicenda del trattato di pace, perché il confine orientale si definirà soltanto nel 1954 Certo. e poi non si definirà definitivamente fino al trattato di Osimo, come tutti sappiamo. Sì. Quindi tutto quello che è accaduto sul confine orientale è pezzo fondamentale della storia italiana, spesso Dimenticato. dimenticato, qualche volta negato. Certo. E io, siccome da dirigente comunista, ho sempre pensato che sia stato un errore dimenticare, sottovalutare o negare quella storia, mi sono sempre battuto perché invece la si riconosca pienamente e si facciano i conti fino in fondo con quella storia. Certo. Io sono il primo dirigente del PC che è andato sulle foibe di Basovizza e ho lavorato moltissimo con alcuni dirigenti del Partito Comunista Triestino, penso a Giorgio Rossetti, penso a Stelio Spadaro, penso a Ugo Poli, penso a tanti altri. Penso a tanti altri dirigenti con cui ho lavorato per, come dire, recuperare intanto una lettura della storia che sia corretta, facendo i conti con tutti i problemi. Penso facendo i conti con Vidali, l'eredità del vidalismo e tutte le cose che sappiamo, no? E quindi io penso che quel pezzo di storia sia un pezzo di storia importante, sia per la storia del PC, sia per la storia d'Italia. E per questo nel libro io l'affronto. Naturalmente l'affronto in un libro di 280 pagine, dedicando Certo. alcune pagine. Poi sono consapevole che tutto questo tema richiede un approfondimento molto più ampio e che mi interessa fare, sono disponibile a fare con tutti coloro che lo vogliono fare. Bene, grazie mille per questa chiacchierata, grazie mille per il suo libro che ovviamente vedremo, leggeremo con molta attenzione e speriamo di rivederla a breve da noi, anche oltre confine, quindi non solo a Trieste, ma anche a Capodistria e in Istria.